anche chi dà la caccia alla potenza divina. Non avresti dovuto anticiparmi, sorella Hinoto. E comunque sei stata furba a non dirgli la cosa più importante. Aspetta un momento, e tu chi sei? Sono molto lieta di conoscerti, Kamui. Il mio nome è Kanoe. Sono la sorella minore della principessa Hinoto. Non sono una sognatrice come lei, ma possiedo la capacità di entrare nel suo mondo onirico. In poche parole, io posso vedere in sogno ciò che mia sorella sta sognando. Per favore, smettila, Kanoe! Esci immediatamente dal mio sogno! No, lascia che io l'ascolti. La verità è che il nome Kamui possiede due significati. Con questo nome si può indicare anche colui che dà la caccia al potere divino, che combatte la persona investita dalla forza del Dio, che porta il mondo alla rovina. Questo significa che tu in realtà hai la possibilità di trasformarti tanto in drago del cielo quanto in drago della terra. Che cosa intendi dire? Intendo dire che dentro di te ci sono due futuri opposti, quello del drago del cielo e quello del drago della terra. Anche mia sorella Hinoto, i cui sogni finora non avevano mai fallito, non è riuscita a vedere le cose con certezza. Ciò che lei ti ha mostrato era il suo punto di vista, ma non sei curioso di vedere un altro futuro? Basta, Kanoe! Che cosa? Un altro futuro? Proprio così. Aspetta! Kamui! Coraggio, riprenditi, Kamui! Come stai? Va tutto bene? Principessa! Principessa! Per quale ragione hai interrotto il discorso di quella donna? Avevi per caso intenzione di ingannarmi? No, no, affatto, ve l'assicuro! Adesso basta, togli subito le mani dalla principessa! Maledetto! Chiudimi la bocca! No, aspetta! Nel sogno che vi ho mostrato non c'è nessuna menzogna. Ciò che avete visto è soltanto la pura verità. Tuttavia esiste un altro sogno ed è esattamente quello che vi ha fatto vedere mia sorella Kanoe. E perché dovrebbero esistere due futuri? Perché voi siete Kamui e compierete la scelta. Se sceglierete il drago della terra, il mondo subirà una devastazione. Se invece sceglierete il drago del cielo, il mondo verrà salvato. Esistono due futuri possibili perché siate voi a sceglierne uno. Io devo scegliere il futuro. Sì. Così spetterebbe proprio a me scegliere il futuro della Terra. Stupidaggini. Se vuoi saperlo, non mi importa nulla del futuro. E non ho alcun interesse a salvare il mondo. Oltretutto, c'è un'altra cosa. Io non mi fido di te. Se io avessi davvero il potere di scegliere il futuro, perché non darmi subito la spada sacra senza farmi perdere tempo? Se avessi potuto impugnare la spada sacra, il sacerdote del tempio Shinto Togakushi non sarebbe finito in quei guai. Non ho forse ragione? Avanti, rispondimi. Non lo farò. Non posso accettare che tu sia Kamui. Io non ti riconoscerò mai. Che cosa hai detto? Non sono uno dei sette sigilli come la venerabile Arashi o il signore del Monte Koya. Sono soltanto nella posizione di dover proteggere la principessa Hinoto. Ad ogni modo, per quello che possono vedere i miei occhi, tu non hai il carattere degno di una persona che porti il nome di Kamui. Sei un degenerato. E quindi che vorresti fare? Guarda, guarda, questa è la volta che ti farò smettere definitivamente di respirare. Adesso calmati, Kamui. Smettila! Balla finita. Non mi piacete. Non mi piacete affatto! È un cane divino. Appartiene ai draghi del cielo. Penso che sia giunto un altro dei sette sigilli. È permesso, posso entrare? Sono Yuzuriya Nekoi del tempio Shinto Mitsumine e ho 14 anni. Eh? Piacere di conoscerla. Molto lieta, il piacere è tutto mio. Io sono Yuzuriya Nekoi. Non è una cosa fantastica? Tutte queste persone sono in grado di vederti proprio come me. Beh, non è stato difficile arrivare fino al palazzo del congresso nazionale, ma non avevo idea da dove si entrasse, così ho fatto fare da guida al mio Inuki. Oh, buongiorno, lei è la signorina Hinoto, non è così? Sì. Prendine uno. Lo sai che quando si è affamati ci si irrita molto più facilmente? Non ne vuoi? Eppure sono molto buoni. Non farci caso, ragazzina. Quest'oggi il nostro Kamui è un po' di malumore. Non preoccuparti. Eh?
Questo ragazzo sarebbe il signor Kamui. Non è uno scherzo? Che sorpresa! Pensavo che il signor Kamui fosse un po' più... Ho l'impressione che tu sia stata seguita da qualcuno, ragazzina. È uno stato illusorio prodotto da qualcuno. Non abbiamo fatto in tempo ad arrivare e già siamo in una situazione difficile, vero? Lo aveva detto la nonna che questa sarebbe stata una cosa impegnativa. Senza dubbio opera di un messaggero. Data l'atmosfera negativa è arrivato al momento giusto. Fantastico! Posso chiederle come si chiama? Arashikishu! Incredibile! Non avevo mai visto una spada uscire da una mano. Mi domando in quale parte del corpo la tenga di solito. Io con la signorina del tempio ho un rapporto platonico, quindi non posso saperlo. Oh, accidenti. Grandioso! Tu sei un esperto di buddismo esoterico. Il mio nome è Soratari Sugawa del Monte Koya, ma se vuoi puoi chiamarmi soltanto Sora. Inoki! Anche tu hai portato qualcosa di utile. Senti, a proposito del tempio Shinto di Mitsumine... È quel tempio Shinto a cui il tempio Shogoin ha conferito il titolo divino Mitsumine Daigongen ed è affiancato dal lupo, il suo dio protettore. Mi stupisce che tu sappia queste cose. Sì, infatti sembra conoscerle davvero molto bene. Petali di ciliegio. Si tratta di Sakurazu Kamori. Sakurazu Kamori è uno dei sette messaggeri. Un messaggero del drago della terra. Ehi, Kamui! Kamui, per favore, non ve ne andate! Non c'è più niente di cui parlare. Il fatto di non aver ancora ricevuto la spada sacra dipende da un mio errore. Vi prego di perdonarmi. Per favore, scegliete il drago del cielo e conducete il mondo verso la salvezza. Vi prego, Kamui. Principessa Inoto, non c'è nulla da fare. Devi capire che in fondo è ancora un ragazzino. Dopotutto chiunque rimarrebbe spiazzato se gli si caricasse sulle spalle il peso di tutto il mondo. Io sono uno dei sette sigilli e mi trovo spiazzato. Figuriamoci come si sentono gli altri. Sì, sì, sono d'accordo. Già. Cerchiamo di capirlo, soprattutto adesso che ha scoperto determinate cose. Ma comunque non dobbiamo preoccuparci. C'è ancora qualcuno che Kamui vorrebbe proteggere. Devi andare a Tokyo. Laggiù il tuo destino ti aspetta.